Trasmettere maggiore sicurezza ai cittadini della provincia di Salerno in questi giorni di maggiore afflusso di persone a Salerno città e più in generale in tutto il territorio. Il questore Enrico stamattina ha voluto un incontro con i rappresentanti dell'apparato delle forze dell'ordine presenti in provincia perché si discutesse e si trovassero anche gli accordi per garantire più tutela in questo periodo di festività. L'arrivo di tanti turisti infatti raddoppia se non triplica la popolazione presente in provincia di Salerno e quindi va mostrato un'importante capacità e tempestività negli interventi attraverso una migliore organizzazione e una maggiore presenza tra la gente. Di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica abbiamo delineato delle linee strategiche di intervento sul territorio ai fini del controllo dello stesso territorio per garantire ordine e sicurezza ai cittadini, che non sono soltanto i cittadini ma anche i turisti che in questo periodo sono presenti sul territorio di Salerno. Un dispositivo che vedrà impegnati la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, e ognuno per la parte di competenza agirà per tutta la giornata in maniera molto incisiva su questo territorio. Ma i servizi non si fermeranno solo alla giornata di domani, ma tutto il periodo fino alla fine del mese, per garantire, appunto come dicevo prima, una maggiore sicurezza e una maggiore vivibilità e fruibilità del territorio anche ai turisti presenti. Quindi è stata sicura a Salerno, nonostante insomma recentemente siano capitati gli episodi di macrocriminalità che hanno un pochino insomma attenzionato maggiormente la vostra opera insomma sul territorio? Ma questi episodi a cui lei si riferisce sono episodi che possono accadere in un territorio come quello di Salerno, però ovviamente non devono destare la preoccupazione dei cittadini. Noi stiamo lavorando, le forze di polizia stanno lavorando di concerto con la magistratura, però io voglio lanciare un messaggio di tranquillità a tutti i salernitani, a tutti coloro che risiedono nella provincia di Salerno, di stare tranquilli e di vivere con serenità questo periodo di ferie.